amici di Fano TV, bentrovati. Ci troviamo nella sede della Fondazione Carifano per il convegno nazionale Amministrazione Condivisa e Coprogettazione. Sentiremo i relatori che affronteranno questo tema partendo da un'esperienza importante, quella del Comune di Bologna, che già mette in pratica buone prassi per avviare un percorso virtuoso di amministrazione condivisa e coprogettazione. Seguitemi. Dobbiamo partire comunque da modelli, da esempi che in altre realtà anche avanzate, vedi Bologna, vanno sicuramente prese come esperienze e come esempi da replicare. Amministrazione condivisa e coprogettazione, un tema che richiede una riflessione speciale con un respiro nazionale. Le ACLI nazionali, dopo aver fatto un'analisi attenta e anche un monitoraggio delle migliori esperienze che in Italia si stanno portando avanti nelle varie regioni, hanno scelto per questa nostra iniziativa di questo pomeriggio l'esperienza, la buona prassi del Comune di Bologna. Comune di Bologna che ha messo in atto un patto territoriale sull'amministrazione condivisa, un patto che ha avuto e ha tuttora una grande innovazione, che è stata quella di coinvolgere l'intera città di Bologna e tutte le organizzazioni che fanno capo come enti del terzo settore di Bologna. E questa esperienza innovativa, insieme agli altri relatori che questa sera partecipano, Pierpaolo Inserra, ricercatore e formatore, il professor Devastato dell'Università La Sapienza di Roma e la portavoce del Forum del Terzo Settore, Vanessa Pallucchi, fanno di questa serata una serata importante per tutte le nostre organizzazioni del territorio, ma anche e soprattutto anche per i decisori politici, cioè per i nostri amministratori. Spesso si confonde la coprogrammazione e la coprogettazione con le coassemblee, cioè ti chiamo, ho coprogrammato. No, quella è un'altra roba, quella è l'amministrazione del condominio. Quella è un'altra questione. La coprogrammazione è un percorso complesso che vuole norme alle sue spalle, che vuole formati noi del terzo settore, vuole formati gli amministratori pubblici. Aveva iniziato già la Regione Marche 2 anni fa, sempre non voglio ringraziare Nino perché sarebbe, come dire, adesso in pensione, quindi lo posso fare. Aveva iniziato un percorso con Luciano Gallo, che è anche alle spalle, diciamo, dell'esperienza emiliano-romagnola, alle spalle dell'esperienza emiliano-romagnola, tra l'altro il primo firmatario ed amico che è stato portavoce del Forum Terzo Settore prima di essere, come dire, eletto nelle liste regionali. Quindi è importante la coprogrammazione in primis, che è l'elemento in cui la parte pubblica deve fare, insieme a noi, deve fare il grande lavoro di condivisione delle scelte pubbliche, di politica pubblica. Poi c'è la coprogettazione, che è uno strumento, non è il fine la coprogettazione. Il fine sono quello che vogliamo realizzare su questi territori. Come il Forum intende promuovere questo percorso di amministrazione condivisa con la Regione Marche? Sì, stiamo interloquendo con la Regione Marche per cercare di capire se possiamo anche da noi, come hanno fatto anche altre regioni, l'Umbria e l'Emilia Romagna, quindi regioni a noi vicine, per una legislazione per trovare una strada, in questo caso marchigiana, per l'amministrazione condivisa. Un tema complesso che ha preso, come dire, vigore negli ultimi anni e che credo che sia opportuno che anche in questa nostra regione possiamo trovare una soluzione, un atto forse anche normativo regionale che permetta di dare un quadro, un framework, come per far sì che poi le associazioni del terzo settore, in generale cooperative, l'associazione di volontariato e l'amministrazione locale possano sviluppare percorsi di amministrazione condivisa. Non è qualcosa quello del patto per l'amministrazione condivisa e il punto in cui arriviamo oggi non è qualcosa che nasce in questo ultimo anno, che appunto è il primo anno di mandato della nuova giunta del sindaco Lepore, in cui appunto anch'io sono entrata con le deleghe al terzo settore, ma è un percorso lontano, un percorso che chiaramente nasce da una forte tradizione a Bologna, no? Una forte tradizione cooperativa dove il terzo settore ha un ruolo importante in città, chiaramente, ma è un percorso che inizia e che poggia le sue basi nel 2014, quando Bologna fu la prima città d'Italia a dotarsi di un regolamento per la cura dei beni comuni ed effettivamente a dare vita, no? A questo strumento del patto di collaborazione. La città di Bologna ha dato un input importante per mettere insieme il terzo settore sul tema dell'amministrazione condivisa, perché è importante anche per altre città seguire questo esempio.
Ma allora, l'amministrazione di Bologna ha ritenuto fondamentale, ormai veramente un passaggio essenziale, quello di costruire questo patto, no? Per l'amministrazione condivisa, e quindi dare una cornice di sistema strutturale al lavoro che si fa insieme a tutte le reti civiche, il terzo settore della città. E questo proprio perché lo abbiamo visto anche nei duri anni di pandemia, quanto sia importante la collaborazione con il terzo settore e quanto sia essenziale il contributo che il terzo settore dà proprio anche a tutta, no? La costruzione di quel welfare di comunità, quel welfare cittadino che è essenziale per raggiungere dei livelli di benessere e contrastare le diseguaglianze. Quindi diciamo che Bologna ha voluto fare questo passo proprio per rendere strutturale l'utilizzo di questi strumenti di collaborazione, per cercare di fare proprio uno scatto in termini di visione anche, no? E quindi riconoscere gli enti del terzo settore non più come meri esecutori di politiche che vengono comunque decise dall'alto, dall'amministrazione, ma considerarli davvero come attori capaci e indispensabili alla lettura dei bisogni che in un'epoca come quella odierna, tra l'altro, cambiano ed evolvono molto rapidamente. Quindi abbiamo bisogno di una forte, stretta relazione costante, continuativa, con quelle realtà che lì sul territorio sono tutti i giorni e quindi sono capaci anche di leggere questi cambiamenti continui e appunto l'emergere anche di nuovi bisogni. Noi non stiamo parlando di una cosa estremamente nuova, cioè voglio dire, nel senso che io mi ricordo che quando fu varata la legge 328 del 2000 già c'era un articolo che parlava di istruttorie pubbliche per le procedure di evidenza pubblica per la coprogettazione, quindi già allora, in qualche modo, quindi 23 anni fa, si parlava appunto di questo dispositivo di progettare secondo appunto una modalità condivisa, partecipata, negoziata e concertata. Già allora i piani di zona furono lanciati nell'ottica di pianificazione negoziata e concertata. I tavoli di concertazione erano all'ordine del giorno, si discuteva sempre attorno ai tavoli, si costruivano e si decostruivano tavoli per poter in qualche modo immaginare soluzioni comuni a problemi, diciamo così, diffusi. Coprogettazione e coprogrammazione sono alcuni temi sui quali bisogna discutere necessariamente, e soprattutto tematiche sulle quali non si può tornare indietro, ma solo andare verso il futuro. Quindi quale futuro per queste tematiche? Beh, assolutamente sono delle sfide importanti che la società attuale deve assolutamente cogliere, ma soprattutto gli attori locali, perché parlare di pratiche di coprogettazione e coprogrammazione vuol dire rilanciare tutti i processi partecipativi sul territorio, favorire il protagonismo dei cittadini, aumentare e rafforzare la consapevolezza della presenza dentro le istituzioni pubbliche, quello di agire spazi pubblici e spazi comuni che devono essere in qualche modo gestiti al fine di coprogrammare insieme quello che devono essere anche le scelte fondamentali dello sviluppo di un territorio dal punto di vista della sostenibilità e della loro tenuta sociale. Quindi le ultime leggi, soprattutto l'articolo 55 del codice del terzo settore, la stessa norma della Corte Costituzionale, i principi di sussidiarietà, le nuove forme di governance allargata devono nel modo più assoluto incentivare sempre di più questi dispositivi, queste pratiche, perché i cittadini devono essere artefici, attori dei loro processi, diciamo così, di trasformazione, in modo tale che quando avviene una organizzazione o una infrastruttura sociale dentro il territorio, questo vede appunto la partecipazione massiccia dei cittadini con una forma appunto di amministrazione condivisa, così come diciamo anche nel convegno di quest'oggi. È un'opportunità nel senso che spinge proprio i soggetti del terzo settore o a coagularsi ed allearsi, e su questo dobbiamo cambiare anche noi mentalità. Spesso lo dico, rompiamo l'autoreferenzialità, la nostra identità la portiamo in un progetto più ampio, che è una rete sociale che ha a che fare con il cambiamento dei processi territoriali. La piattaforma non è conto io, conti tu, dai a me, dai a te, dai all'altro. La piattaforma è quanto riusciamo ad ottenere di diverso che oggi non c'è.
L'amministrazione condivisa come una nuova modalità di governare i territori, qual è il ruolo degli enti del terzo settore? Gli enti terzo settore sono una delle due parti sicuramente principalmente coinvolte, perché è un nuovo modo di concepire la relazione anche pubblico-privato. In particolar modo gli enti di terzo settore fanno un corpo a corpo con i territori, i loro bisogni, le comunità e anche le prospettive di miglioramento del benessere e della vita delle persone, e in tal senso possono interagire con le istituzioni per costruire piattaforme sia di coprogrammazione e anche di coprogettazione, in particolar modo in questo momento in cui ci sono importanti fondi quali quelli del PNRR e anche i fondi strutturali. Riteniamo che questa sinergia debba essere messa a terra con questo approccio molto cooperativo. Il mio appello un po' è a tutti gli enti del terzo settore, perché sta un po' a noi la volontà, sta un po' a noi avere la volontà, avere la capacità anche di praticare questa via. E quindi io sono convintissimo che ci dia la possibilità questo strumento, lo strumento di cui discutiamo stasera, di essere davvero un po' diversi, di andare più al senso delle cose, di andare più alla verità che ci sta dentro nei servizi e un po' meno a tutta quella parte che ci fa perdere tempo, che intasa i nostri uffici amministrativi, che è la parte più burocratica. Coprogettazione e amministrazione condivisa, come accompagnare e supportare le reti? L'amministrazione condivisa è una di quelle pratiche che avvicinano il terzo settore alla pubblica amministrazione, definisce il nostro rapporto, il rapporto che abbiamo col pubblico e individua i percorsi che insieme andiamo a fare. Il ruolo del centro servizi volontariato è quello di aiutare le reti a praticare questa importantissima strategia di relazione e di costruzione dei servizi. Oggi dobbiamo renderci conto che non è neanche più così necessario che il sociale dialoghi con altre politiche pubbliche, lo ripeto, è importante riconoscere in altre politiche pubbliche la dimensione del benessere e praticarli. Io faccio sempre un esempio che è dirompente: abbiamo meno soldi, è un esempio stupido per certi versi, un po' ragionieristico. Abbiamo come città della costa a volte meno soldi sulle politiche di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati nel piano sociale di zona di quanti ce ne sono nel FEAMP, nel fondo per le attività marittime e la pesca, se noi sapessimo rileggerlo e reinterpretarlo anche da questo punto di vista. Coprogettazione è come deve essere sviluppata e costruita in un percorso partecipato e condiviso. Allora, intanto diciamo una cosa essenziale: coprogettare oggi vuol dire trovare degli accordi diretti nella relazione tra ente locale ed enti del terzo settore e decidere insieme quali sono priorità, bisogni a cui rispondere, progetti da sviluppare. Quindi la prima considerazione da fare è che andiamo al di là del codice degli appalti, che non fa più da dispositivo che regolamenta la contrattazione tra pubblico ed enti del terzo settore, e siamo all'interno invece di un processo di costruzione di una rete, di una partnership pubblica con un terzo settore che ha acquisito una funzione nuova, cioè considerato un attore che sviluppa servizi di pubblica utilità, quindi servizi costituzionalizzati. Coprogettare vuol dire decidere insieme, a partire dai bisogni territoriali, quali sono le risorse e le azioni da sviluppare per rispondere a questi bisogni. La coprogettazione, è importante dirlo, non riguarda solo i servizi sociali o i servizi alla persona, ma anche i servizi culturali, tutto quello che è turismo legato alla tutela del patrimonio, quello che è cultura, perché parliamo di qualsiasi politica pubblica legata alla qualità della vita. Le politiche pubbliche o sono partecipate o non sono politiche pubbliche. La città di Fano, in realtà, già nel 2014 e nel 2015 aveva attivato un primo esperimento di partecipazione e aperto alla cittadinanza. Una sorta di laboratorio a cielo aperto, attraverso il quale sviluppare un distretto integrato di economia sociale, sulla falsariga di alcune suggestioni
e di alcune progettualità sviluppate in Europa. Si è trattata di un'operazione molto avanguardista che ha permesso di mettere in rete decine di enti locali, decine di enti no profit, un pezzo del mondo delle imprese e si è arrivati anche all'attività degli stati generali del welfare a Fano. Un esempio, un tentativo per dialogare con la pubblica amministrazione, con gli attori del territorio, per capire dall'ambiente l'attività produttiva, la cultura e la stessa politica sociale, ai servizi educativi, alle politiche giovanili, allo sport, al turismo, quali fossero le opzioni interessanti da sviluppare per trasformare Fano in una città attenta a investire sull'economia sociale, rendendo più efficace la macchina organizzativa, attingendo ai fondi regionali e ai fondi europei. Fu attivato un processo partecipativo che coinvolse 80 realtà in 8 mesi di lavoro. La cosa fu gestita da una parte del distretto di economia sociale e dall'altra dall'assessorato alle politiche sociali. Il tutto andò avanti per quanto rappresentasse un'esperienza molto innovativa. Per incapacità da parte della politica di capire che cos'era tutto ciò e anche perché il terzo settore non era ancora affatto maturo, ci furono delle idiosincrasie all'interno dello stesso mondo del no profit, dell'associazionismo, delle cooperative. Si pensò al distretto di economia sociale come un competitor, ad un'aggregazione che poteva occupare spazi altrui. Il territorio, quindi, non era pronto a fare davvero rete. Amici di Fano TV, il nostro speciale finisce qui. Abbiamo parlato nel pomeriggio di amministrazione condivisa e coprogettazione. Un saluto a tutti voi.